Buongiorno a tutti, oggi parleremo del putt, un colpo fondamentale nel golf, dove la palla, a differenza del gioco lungo, dovrà rotolare per entrare in buca. Ok, come si esegue un putt? Ok, i piedi sono più o meno a larghezza delle spalle, andiamo a posizionare la faccia del bastone dietro la pallina. Su ogni putt c'è quasi sempre una lineetta al centro che ci servirà per allineare il nostro putt alla palla. Ok, la linea quasi sempre si mette al centro della pallina. Ok, l'impugnatura sarà con, io consiglio sempre un grip, diciamo, reverse, con le mani invertite, proprio per evitare l'uso dei polsi dopo aver colpito la palla. Quindi andremo a posizionare prima la mano sinistra e poi la mano destra in questa posizione. Ok, l'idea che devo avere del movimento del putt è quello di un pendolo di un orologio, ok? Il putt non si solleverà mai indietro e non si solleverà mai in avanti. L'esecuzione verrà fatta con spalle e braccia, senza l'uso dei polsi indietro, senza l'uso dei polsi in avanti. Quindi dovrò immaginare di avere un binario dove il mio putt scorre indietro e scorre in avanti. Parlerò del chip, che non è altro che il colpo a correre in italiano. Come si esegue un colpo a correre? Ok, la posizione della palla è quasi sempre su piede destro, perché la palla tenderà a rotolare invece che alzarsi. Ok, il peso del corpo sta a sinistra e durante tutta l'esecuzione non si sposta mai a destra, ma resta sempre a sinistra. Ok, obbligatorio girare il bacino in avanti, quindi assecondare il movimento senza tenere il corpo fermo. Ok, le mani sono leggermente verso la gamba sinistra. Ok, adesso andremo a vedere una prova. Questo oggettino qui è un laser che è molto utile per misurare la distanza dalla vostra pallina a qualsiasi bersaglio che voi inquadrate. In questo caso io inquadrerò la bandiera. Ok, e so di essere esattamente a 40 metri dal mio obiettivo, che è la buca. Parleremo del pitch, che non è altro che l'approccio alto in italiano. Quindi prima abbiamo visto il chip, che è l'approccio a correre, adesso dovremo alzare la palla. Come si effettua questo colpo? La pallina sta spostata più sul centro sinistra del corpo, ok? Il peso del corpo sta centro sinistra e non si sposta mai a destra durante tutta l'esecuzione, ma resterà sempre centro sinistra. Ok? Le mani sono leggermente avanti verso la gamba sinistra. Ok? Se nel chip, ok, non c'è un vero caricamento dei polsi, per far alzare la palla, ok, dovremo caricare un po' il bastone indietro e caricarlo un po' in avanti. Ok? L'uso dei polsi in avanti è sconsigliato, ok? I polsi si usano durante il backswing, dopo che ho attraversato la palla e il corpo sta girando, le mani stanno ferme. Bunker, un colpo che mette in difficoltà tanti dilettanti, ma che in realtà non è un colpo così difficile, ma è un colpo abbastanza semplice. Per prima cosa si effettua con un sand, ok, un 56, un 58, un 60 gradi, ok, per facilitare l'uscita della palla dalla sabbia. Ok, consiglio sempre di aprire la faccia del bastone. Ok, la palla va posizionata più sul piede sinistro, ok, perché dovrò concentrarmi a colpire prima la sabbia, ok, e poi la palla. Oggi vediamo un'uscita abbastanza semplice, ok, in piano, con un lie di palla messa bene. Ok, andiamo a eseguire il colpo. L'errore di tanti dilettanti è che vogliono giocare le famose Titleist Pro V1, Pro V1X, ma non hanno la velocità per giocarle, quindi cosa succede? Perdono distanza. Il drive, il colpo, diciamo, che fa sì che la palla vada più distante. Come si effettua? Ok, userò il tee, che è il supporto per la pallina. Ok, la palla va sempre posizionata più sul piede sinistro. Ok, al contrario dei ferri, l'angolo d'attacco che dovremmo sviluppare con il drive sarà un angolo d'attacco dal basso verso l'alto. Con i ferri invece sarà sempre dall'alto verso il basso, proprio per avere un'immagine di prendere questa palla in salita
per farla volare il più in alto e il più lungo possibile. Peso del corpo leggermente a destra, palla più sul piede sinistro. Allora Marco, vediamo se ho capito qualcosa. Fammi vedere. Ottimo. Ma è facile allora. Sì, è facile. Buon golf a tutti.